Amici dello Zaino dei Sapori, dopo essere stati a trovare il signor Rossano dei tartufi Isidori, qual è il miglior modo per gustare un tartufo? Certamente abbinarlo a un vino che sia dello stesso luogo. Quindi oggi siamo ritornati a Pergola in compagnia di Francesco Tonelli della fattoria di La Ligi di Pergola per conoscere i suoi vini e le sue particolarità. Noi oltre al tartufo che sta diventando famoso, il tartufo pregiato bianco di Pergola, a Pergola abbiamo anche i vini storici, tra cui uno in particolare che qui chiamano tutti la Vernaccia Rossa di Pergola. Vernaccia Rossa di Pergola è il modo di chiamare questo vino, che poi una vernaccia non è. E questo vino è un aleatico, effettivamente è un clone di aleatico che è qui a Pergola dalla fondazione della città, che risale al 1234, portato dagli Eugubini, che appunto ne sono stati fondatori. Questo vitigno è stato sempre conosciuto, famoso nei secoli. Si stava perdendo, a metà degli anni Ottanta io ho pensato di salvarlo dall'estinzione e di riportarlo alle glorie del passato. Quindi abbiamo fatto tutta una ricerca telografica, abbiamo ripiantato e ricostruito il patrimonio viticolo di questo vitigno storico e nel 2005 abbiamo ottenuto la denominazione d'origine. Oggi il vitigno dà questo vino, diciamo, profumato, leggermente aromatico, apprezzato da tanti, che si abbina perfettamente con il nostro tartufo pregiato di Pergola. Quindi la sua azienda nasce sulla tradizione di questi vitigni che stavano scomparendo. Sì, l'azienda nostra a dire il vero è storica, perché nasce nel 1912, l'ha fondata mio nonno, poi è stata presa in mano da mio padre, mio zio, e poi è passata a me, adesso c'è mio figlio, quindi siamo già alla quarta generazione. Quindi è una famiglia, la nostra, una famiglia che ha sempre vissuto nel mondo vitivinicolo. Io a metà degli anni Ottanta ho soltanto, diciamo, pensato di cambiare un po' la marcia di questa azienda e di riproporre vini da vitigni autoctoni, in particolare questo clone di aleatico, questa Vernaccia Rossa di Pergola, e di proporla, diciamo, in bottiglia, perché fino allora era stata sempre prodotta e proposta sfusa in damigiane, damigianette, eccetera eccetera. Insomma, sono stato praticamente non il primo, a dire il vero, ma il secondo imbottigliatore, perché la prima esperienza di imbottigliamento è stata fatta negli anni 70 dalla famiglia Fulvi per 3, 4, 5 anni, poi però questa attività era cessata e quindi ho ripreso in mano anche questa tradizione, diciamo, che segue un po' i tempi. E qual è la particolarità di questo vitigno che stava scomparendo? Come mai la scelta di riproporlo in bottiglia? Dunque, questo vitigno che stava scomparendo ha delle caratteristiche molto importanti. Innanzitutto è un vitigno semi-aromatico. Nei secoli si sono formati diversi biotipi o cloni, come si chiamano in gergo agronomico, e noi abbiamo scelto quelli che danno più profumi e più caratteristiche, diciamo, al vino poi che viene prodotto. Le caratteristiche del vino sono profumo intenso di fiori, il sapore secco, asciutto, semi-aromatico, caratteristico. Si abbina, diciamo, il sapore ricorda i frutti di sottobosco, il lampone, la fragolina. Si abbina perfettamente con i primi piatti a base di funghi, porcini, di tartufi. Si abbina perfettamente ai salumi, alle carni bianche, all'agnello in modo particolare. Questi sono i migliori abbinamenti. Noi l'abbiamo sempre definito un vino così da merenda, come si dice, perché è un vino che va da tutto pasto, che appunto si può bere tranquillamente con i salumi, il pane fatto in casa,
in una bella giornata di sole, magari sotto una quercia con degli amici, ecco, oppure nel miglior ristorante che noi possiamo trovare sul territorio. Un vino a tutto tondo, diciamo, che è a 360 gradi. Sicuramente sì, sicuramente. Ma come mai questo vitigno si è adattato perfettamente a questo luogo? Qual è la caratteristica, clima, ambiente, terreno? Di per sé è già un vitigno semi-aromatico, l'Aleato. Probabilmente l'hanno portato qui gli Agubini, proveniva questo vitigno dall'isola d'Elba, poi passato attraverso la Toscana, dove l'Aleatico, diciamo, è conosciuto, ce n'abbiamo anche uno a Gradoli. Dunque, quindi, però si è sempre utilizzato per fare vini da dessert, vini dolci. Ecco, qui hanno pensato gli agricoltori d'allora di vinificarlo e di farlo secco, asciutto, e questi profumi rimanevano. Probabilmente il territorio accentua ancora di più i profumi di questo Aleatico, quindi è tutto un discorso di ambiente pedoclimatico, e qui ha trovato il massimo per realizzarsi, diciamo, questo vitigno, per esprimere le sue peculiarità. In che tipologie troviamo questo vino? Dunque, nelle tipologie, le tipologie sono quelle che abbiamo scritto nel disciplinare insieme ai produttori. Innanzitutto l'abbiamo chiamato Pergola, questo vino, col nome della città. È una delle tre DOC della provincia di Pesaro, insieme al Bianchello del Metauro e al Colli Pesaresi. Lo possiamo produrre secondo, come stavo dicendo, il disciplinare, come Pergola Rosso, come Pergola Aleatico, a seconda della percentuale di aleatico che noi abbiamo, poi ci sono delle regole da rispettare che abbiamo nel vino. E lo possiamo produrre, diciamo, anche spumantizzato, quindi le bollicine. Sì. Possiamo produrlo come rosato, che qui abbiamo, come rosato, e questo forse diciamo, si realizza in modo eccezionale come rosato, proprio perché i profumi rimangono totalmente, i profumi dell'uva rimangono totalmente. Sicuramente io lo considero il miglior rosato d'Italia, questo fatto con l'Aleatico. Poi lo possiamo produrre anche come riserva, se gli diamo un certo periodo di invecchiamento, e selezionare le uve per farlo produrre di meno, come superiore. Quindi abbiamo praticamente una gamma molto ampia. Possiamo farci anche il passito di Aleatico, quindi abbiamo una gamma amplissima nella tipologia di questo vitigno, che noi abbiamo voluto fortemente scrivere nel nostro disciplinare di produzione. Questo vino lo ritroviamo nella fiera che si sta svolgendo in questi giorni, nella fiera, sì, del Tartufo, certo, di Pergola, certo, come abbinamento ai piatti, a questo prodotto molto particolare. Certo. Già che ci sono diversi anni, dunque l'impatto, anche ieri sera abbiamo fatto uno splendido abbinamento nella cucina che ci ha proposto Massimo Biasari del ristorante Giardino, e l'abbinamento è sempre su piatti a base di tartufo, quindi lo facciamo sempre su abbinamento sia nell'antipasto, sia nel primo piatto e sia nel secondo piatto, insomma. Ieri l'abbiamo proposto su un primo piatto che era una lasagna bianca con del tartufo, al tartufo, e l'abbinamento era stupendo. Ecco. Nell'antipasto avevamo un crostino al tartufo, quindi anche lì l'abbinamento era al massimo. Quindi comunque lo abbiniamo sui piatti a base di tartufo, è sempre spettacolare. Questi nostri terreni, del nostro territorio, producono il tartufo e poi producono anche un vino, diciamo, da questa vite che affonda le radici in questi terreni, un vino che si abbina con questo oro, come lo chiamano, bianco, che è il tartufo bianco di Pergola. Ringraziamo Francesco dell'azienda agricola Fattoria Villa Ligi. Thank you.
facciamo un brindisi, prendiamo due bicchieri, stappiamo una bottiglia di questa vernaccia rossa di Pergola. Adesso non lo possiamo scrivere, ma lo possiamo dire perché qui la chiamano tutti così, quindi di questo Pergola Doc, di questo Pergola Doc. E quindi brindiamo a un futuro meraviglioso del tartufo in abbinamento con il Pergola, con la Doc Pergola. Grazie mille.